Grazie di essere qui presenti a quello che è il primo incontro pubblico dopo un lungo anno di fatto di trattative iniziate con un incontro anch'esso pubblico nel febbraio scorso con il sindaco, che ringraziamo della sua presenza, come ringraziamo anche l'assessore Tommasi di essere qui in questo appunto incontro che vuole essere il momento culminante appunto di un anno fatto sì di trattative, sì di momenti di dialogo, ma anche di operazioni diciamo tangibili, toccabili con mano. Infatti qui ci sono alcune foto che mostrano lo stato dell'ex caserma Piave sulla sinistra prima di alcune delle nostre operazioni di sfalcio e di possiamo usare questo termine in senso non del tutto traslato, anche di bonifica. E questa sera di fatto presentiamo ufficialmente il progetto di autogestione, e non temiamo di usare questa parola, da parte della Casa dei Beni Comuni, che è il soggetto che qui mi vedo a rappresentare, ci vediamo a rappresentare. Progetto di autogestione riguardo una parte della caserma Piave, e riteniamo opportuno iniziare questa presentazione di questo progetto appunto con la posizione dell'accento su una questione di fatto eminentemente politica. Quindi perdonatemi, lo dico ai più giovani, se all'inizio c'è qualche tecnicismo e magari qualche notterella un po' più noiosetta. Partiamo dall'articolo 9 della nostra Costituzione, che afferma come la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Ecco, è evidente che la caserma Piave non rappresenta né un bene paesaggistico né tantomeno alcunché che abbia un valore artistico. Quanto invece rappresenta un esempio di architettura archeomilitare, di vecchia architettura militare ora completamente dismessa e, come ripeto, si possono vedere dalle immagini a sinistra, in disfacimento sostanzialmente. E appunto un'architettura archeo militare situata nell'immediata periferia della città di Belluno. Ma guardando la questione posta dall'articolo 9 in una prospettiva per così dire obliqua, possiamo porre la questione in questo modo: non è forse coerente con l'articolo promuovere politiche di recupero degli stabili abbandonati di fronte alla crescente richiesta di spazi urbani da parte di quella nuova modalità di terzo settore che si sta sviluppando, nuova modalità di terzo settore della quale parleremo davvero a brevissimo, invece di sottoporre i nostri territori a una ulteriore cementificazione, alla luce anche del fatto che oltre l'8% della superficie nazionale italiana è coperta da costruzioni, è coperta da cemento, quando la media europea di consumo del suolo è circa del 4,3%. Dunque in Italia consumiamo circa il doppio del terreno rispetto agli altri paesi in Europa, e molto di questo terreno consumato è consumato da di fatto degli edifici inutilizzati. E a fianco di questa considerazione, per così dire, politica e costituzionale, ne abbiamo un'altra, meno nobile sicuramente, ma altrettanto urgente, che è di carattere economico. Vale a dire il fatto che tra patto di stabilità, congiuntura economica sfavorevole, mancata erogazione della rata dell'IMU e quant'altro, le casse dei nostri comuni sono piuttosto scarne, a dir poco, e quindi è sostanzialmente impossibile da parte del comune operare economicamente per la bonifica di strutture come queste. Ecco che sarebbe coraggioso promuovere delle operazioni di autorecupero, ed è proprio quello che stiamo per proporre. Ma a chi affidare questo autorecupero? Quale deve essere l'identità ideale di un soggetto che richiede di poter autorecuperare uno spazio? Ecco che riprendiamo il tema cui si faceva accenno in precedenza, relativo alle nuove configurazioni del terzo settore. A quella zona di popolazione produttiva che rivendica, ben consapevole appunto delle carenze economiche del pubblico, il diritto di essere non assistita, ma anche la volontà di non pensarsi tessuto imprenditoriale, almeno nella maniera
con cui questo tessuto è stato pensato nel nord-est. E qui le cronache all'ordine del giorno sono delle argomentazioni davvero ficcanti: il caso OCC, la fine che ha fatto l'Invensys, ma possiamo pensare anche all'Ital Standard. Dunque, né assistiti né imprenditori, questo è il modello di gestione che noi proponiamo. Cogliere questa potenzialità storico-produttiva significa proseguire in quel percorso di deprovincializzazione della nostra provincia, cioè quella conversione, anzitutto a livello di immaginario, che ci vuole, che noi riteniamo urgente, ci veda al centro dell'Europa e non ai margini dell'impero, pur nella conservazione di tutte le nostre specificità locali e territoriali. Dunque, che possono divenire delle risorse ulteriori se aperte al mondo e non chiuse a catino nella Val Belluna. Allora non temiamo di applicare, pur con le dovute specificità, alcuni modelli segnalati dal geografo e urbanista statunitense David Harvey nel suo ultimo libro Città Ribelli, dove si riferisce alle metropoli. Però noi non temiamo di pensare nel nostro piccolo, anche Belluno, come qualcosa di avvicinabile a livello di immaginario ad una metropoli. Harvey, partendo dal superamento del modello industriale, e qui ripeto, le situazioni di ACC, Ideal Standard, Invensys, Clivet sembrano suffragare questa tesi anche nella nostra provincia, Harvey dunque afferma la necessità da parte di un nuovo soggetto formato da donne precari. Qui sono contento di vedere molte donne, sono dispiaciuto di vedere una marea di precari. Tre sono seduti qui, il quarto cercatelo, professionisti declassati che rivendicano il diritto alla città. E rivendicando questo diritto alla città, come lo chiama Harvey, si afferma il diritto sociale di cittadinanza e si contesta anche, e anche qui non temiamo di usare questa parola, l'uso capitalistico del territorio, attraverso la sperimentazione di nuove forme di vita che sono differenti rispetto alle logiche di potere dominante, dove in gioco qui non vi è solo un accesso agli spazi, ma vi è anche la necessità dello sviluppo di forme produttive alternative a quelle che ci hanno portato ai casi ACC, Invensys, Ideal Standard, Clivet. Dunque, il diritto alla città altro non è che la denuncia di un enorme numero di spazi dove il pubblico viene negato oppure è regolato in maniera restrittiva, e con esso la libertà di movimento, di incontro, di fare assemblea, e il tentativo di superare il progetto che ha ridotto molte le nostre città a essere semplicemente spettacolo e consumo delle stesse città. Allora, aprire all'autorecupero di spazi come quelli dell'ex caserma Piave significa ripensare interamente la vita urbana e aprire alla riorganizzazione di luoghi alla produzione cittadina, garantendo spazi di inclusione e magari, pensando forse utopicamente, la creazione di nuove istituzioni capaci di fornire una sorta di para-welfare rispetto al quale molte delle istituzioni tradizionali, appunto per la carenza di fondi e la difficile situazione economica attuale, sono in difficoltà. Queste sono le linee, diciamo, teoriche e programmatiche del progetto che qui presentiamo stasera. Progetto che, diciamo, al di là dello spazio ha già una sua costola di apertura alla città. Infatti l'assemblea della Casa dei Beni Comuni ha già prodotto e sta producendo qualcosa che ha anch'essa la mira di cambiare l'immaginario della città. Infatti in questi giorni è in corso la raccolta di firme per la delibera di iniziativa popolare Riconosciamoci per il riconoscimento anagrafico delle famiglie di fatto nel nostro comune. Sì, il Casa dei Beni Comuni assieme ad altri soggetti. E segnaliamo quindi che abbiamo un consigliere comunale garante delle firme, e se qualcuno non ha ancora firmato e vuole firmare, fuori c'è il banchetto appunto per la raccolta firme. In questo senso vediamo come delle piccole rivoluzioni di immaginario poi abbiano la pretesa di davvero cambiare il tessuto o emotivo e di pensiero, o qui davvero fisico e di produzione del comune che con piacere ogni tanto con qualche rabbiatura abitiamo.
Ovviamente un progetto di questo tipo ha delle specificità anche dal punto di vista del metodo. Dunque, dopo essere entrati nel merito, ritorniamo al metodo e qui passo la parola a Nicola.